Questo è il gol del pareggio di Milan-Napoli. Vi spiace non vederlo? Alcune persone il calcio lo possono seguire solo così, ma da questa stagione il Milan ha creato una bella iniziativa. Viviamo questa esperienza. Ai tifosi ipovedenti permette di assistere alle gare da un settore riservato di San Siro, con una radiocronaca dedicata. Ci sono le formazioni! Metti le cuffie che si inizia, dai! Proponiamo a Massaro di seguire con noi la partita come i tifosi alle nostre spalle, senza l'uso della vista. Non mi sembra completa l'esperienza se non indossiamo questi, dai. Eccoci, benvenuti a Milan-Napoli in un freddo e piovoso San Siro. Non vedendo si sente molto di più il respiro dello stadio. Ora Paquetà entra in area, lato destro, prova a metterla, pianteto! Sbaglia il tiro, ma bella azione da parte del Milan, si ripartirà. Ha sbagliato di tanto o di poco? Di poco! Beh, sono partiti forte, dai. Vivere la partita in questo modo amplifica tutto. Mi viene la pelle d'oca perché sono emozioni. Gol del Napoli. Aia. Un vantaggio fino a questo momento non meritato, però un bellissimo tiro di Insigne col piede sinistro. Andare allo stadio permette anche di fare nuove conoscenze. Ti posso fare una domanda un po' particolare? Prego. Tu non vedi dalla nascita o hai perso la vista in un secondo momento? Io l'ho persa intorno ai 20 anni. Hai ancora una memoria dei colori del campo? Sì, assolutamente. Quelli non li perdi. E anche i sogni spesso li faccio ancora da vedente. Quindi tu ascoltando anche un racconto di una partita riesci a immaginare delle figure relative a quello che succede? Sì, questo sta alla bravura del radiocronista, no? Alla Bonaventura! Bonaventura! Sentita che gol! Ora tutto il Milan a esultare davanti alle vostre postazioni. Sono proprio davanti a voi i giocatori in questo momento, si stanno abbracciando tutti insieme. Sono sotto di noi! Sono qua, sono qua! Sei contenta? Invece la partita si conclude con un pareggio, ma noi torniamo a casa con un bel risultato. Come capisci che il Milan ha fatto un bel gol? Capisco come fanno gol perché sento i tifosi esultare. E quel grido fortissimo cosa ti fa provare? Ma emozione, felicità e gioia. E ci possono essere altre gioie per lui. Sai che giocano a calcio i cechi? Ma veramente? Davvero? Certo. Un giorno giocherai anche tu a calcio, perché si può, eh? No? Sì. Per dimostrarlo scatta una proposta. Che ne dici se facciamo una bella sfida contro il Milan? Ok. Lo facciamo? Accetto la sfida. Sfida accettata? Accettata. Andata. Silvia, secondo te Bonaventura contro una squadra di non vedenti sarebbe in grado? Lo ammazziamo, i non vedenti guarda che sono tremendi. Il terreno di gioco sarà Milanello per una partita 5 contro 5. A scendere in campo contro i rossoneri sarà la Cicrema non vedenti, vincitori di 2 campionati e 2 Coppe Italia. Luigi, Daha, Davide, Francesco, Rolli. Ruolo. Dove mi trovo gioco? Praticamente il mio... Portiere invece è... Portiere ci vede, evidente, perché deve guidare la difesa. Paul, attaccante. Quanti gol hai fatto scorsa stagione? 32. In quante partite? 10. Come riuscite a orientarvi? Dipende molto dal senso della percezione che hai. A volte io non sento la palla, ma sento l'attaccante. Allora io vado sull'attaccante e non sulla palla. Come tutti i calciatori, siete pieni di gnocca? Ci stiamo lavorando! Il Milan sarà pronto per l'incontro? Andremo a sfidare questa squadra di calcio non vedenti. La particolarità ovviamente è che sarete bendati. Si gioca ad armi pari. Okay. No. Li battiamo? Speriamo. Provate a bendarvi un attimo. Datevi il 5 per darvi la carica. Che entrino gli sfidanti. E dopo gli abbracci capiamo quali particolarità ci sono nel calcio per non vedenti. Il portiere guida la difesa, il mister guida il mezzocampo e il guida di indietro la porta che guida gli attaccanti. Se viene allo scontro deve annunciarsi. Boys, se no è fallo. Su qua il pallone. Milan, Giuvisori, facciamo una prova. Perfetto, tutti pronti per la partita. Amici del grande calcio, dalla gabbia di Milanello, il Milan sta per affrontare la C-Crema non vedenti. Il Crema schiera Davide, Paul, Francesco, Luigi e Ricchi. Per il Milan, Corti in porta, Calabria, Conti, Caldara e Jack Bonaventura. Con qualche aiutino il Milan prende posizione ed è tutto pronto per il fischio d'inizio. Siamo partiti. C'è subito un'incursione, la seguiamo, del numero 10 Cremasco che porta palla, si gira, dribbla una barcollante difesa milanista, prova il tiro, liscia, ci prova Paul, deviazione di Corti. Cosa è successo? Hanno preso la traversa! Tranquillo. Il milanista è smarrito, ne approfitta ancora Paul davanti al portiere, tiro, gol! 1-0, rivediamo. Il Milan è già in svantaggio. Bonaventura riceve addosso il pallone, seppure accompagnato perde subito il possesso, riparte il crema, il milanista neanche se ne accorge. L'hai persa Jack, l'hai persa. Niente, è partito, vanno come i treni. Francesco ci è arrivato in porta, tira addosso al portiere. Il Milan prova a ripartire ma sembra un po' titubante. Occhio, occhio! Allora ci pensa Paul. Recupera palla e si lancia a rete. 2-0. Gol! Ragazzi, secondo me vi conviene fare un cerchio e camminate piano piano. Bravo. Col pallone in mano. Loro fanno così? No, loro sono fortissimi. Ci provano davvero, ma neanche il tempo di fare un passo e tirano fuori. Anche la tattica testuggine non li ha aiutati. Decidono allora di spaventare gli avversari con la tattica zombie. Ovviamente il crema se ne frega e Francesco va al tiro e la mette all'angolino. Milan è sotto di 3 reti. Ma prova a ripartire con i piccoli passi. La palla arriva miracolosamente sui piedi di Calabria, che con un compasso prova a girarsi, tira sullo stinco dell'unico giocatore davanti a lui. Il gioco si sposta proprio mentre Bonaventura si sta sincerando delle condizioni dei muri della gabbia, prova ad arrivarci ma... L'ha presa lui, è tutto finito Jack, continua a cercare di prendere. Mischia nell'area del crema, colpo gobbo di Corti che la butta dentro, grande esultanza Milan. Il gol al VAR non sarebbe convalidato, ma siccome fate cacare vi danno il 3-1. Parole che fanno esultare la squadra rossonera. Fine primo tempo, 3-1 per il crema. Ma quando fa rumore la palla capite dov'è? No. No? Capisci che è lì, ma non capisci vicino. Quanto è vicino. Giù i visori. Parte il secondo tempo, Conti prova subito il tiro nettamente fuori. Si avvicina Calabria in una solo di danza classica, per caso davanti a lui c'è il pallone, cerca un cross, ma al centro Bonaventura resta in tema di danza e si dà al liscio. Il Milan si dà coraggio con gli abbracci. Corti lancia lungo, la palla rimbalza su Bonaventura, ma lui preferisce dimostrare quanto è bravo col tip tap. Jack, dritto, Jack! Voice, voice! Riparte il capitano del crema che attraversa senza ostacoli tutto il campo. Il Milan prova a tenergli testa come può. Cambio di direzione. Passaggio al centro, conclusione deviata da Calabria, autogol. E l'arbitro mette fine all'incontro al buio. Milan 1, Crema 4. Meglio che la domenica è andata? Meglio che la domenica. Bravi tutti, grazie ragazzi. Grazie. Comunque l'importante non è vincere ma è partecipare.